esperto della plastica, è vero? E beh, per plastica, che mo è tanto chiacchierata la plastica. È una delle 600 aziende. No, delle 200. 200 aziende più importanti della Campania, è vero? Sì, sì, sì. Quindi dov'è ubicata? Cosa? No, noi siamo ubicati qua a Saviano come sede centrale, però abbiamo interesse anche in altri paesi, in Arabia Saudita, in Tunisia e poi in Europa. Abbiamo degli uffici commerciali e abbiamo una rete. Quindi una presenza diffusa. Una presenza diffusa e comunque sono partito. Quanti operai? Un 200 dipendenti. 200 dipendenti? Sì, fra qui e all'estero. Uffici a Milano, uffici a Massa. Abbiamo un po' seminato dappertutto. Quindi Nola si fa onore? Sì, almeno. Penso di sì, e poi a Nola sono poco conosciuti, sono più conosciuti in Europa. È molto più conosciuti in Europa, sì, a Nola è conosciuto ditta, più ditta, amico del marciapiede, è vero? Sì, sì, amico del marciapiede, che è una bella organizzazione, una bella diciamo, realtà che comunque vive e sopravvive da tanti anni, mi pare, no? Dal 1000... Quando Da più di 40 anni. È mio onore di partecipare con gli amici, così quando sto qui magari si fa qualche cena, qualcosa, si scambia qualcosa. Questo è un po' necessario che si porta avanti il discorso lavorativo. Lavorativo, è un bel fatturato, Sì, sì, parecchi centinaia di milioni. Va bene. Quindi oggi stiamo ancora occupando persone. È difficile trovare occupazione? No, non si trovano di persone qualificate. Noi andiamo in cerca di operai o laureati. Che tipi di operai? Operai che oggi si parla di digitalizzazione, quindi 4.0, devono conoscere appieno, diciamo, la materia, cosa che non è facile. Gli impiegati, che tipo di impiegati cercate? Impiegati minimo che sappiano parlare un paio di lingue, è difficile trovarlo. Che lingue più? Lingue, io ho in azienda ragazze che parlano arabo, ragazze, le mie figlie che parlano francese, inglese, perché le ho preparate già pensando al futuro, parlano due o tre lingue, ho tre figlie femmine che tutte e tre sono preparate, diciamo. Quanti giorni al mese sta a Nola? Io? Sì. Sì, dico come capita, perché ho con i mezzi, diciamo, col web, ormai si fa tutto, diciamo così, senza andare di persona. Si può fare anche una riunione, una call, diciamo, con un milanese, un arabo e cose. Quindi non è più come prima che bisognava andare sul posto e fare. I mezzi ci danno questa possibilità. Quindi non è necessario spostarsi come una volta. Sì, sì, sì. Noi facciamo i migliori auguri e che Nola possa essere sempre. Speriamo che, a parte la pandemia, non mi ricordavo di Carmelo qua, Carmelo Martinez, nostro amico, che anche tutte le mattine io mi trattengo qua, 10 minuti, un quarto d'ora a prendere un caffè, lui passava, metteva la macchina nel parcheggio e scambiavamo quel saluto. E mo mi mancherà questo. Saluto. Perché mi mancherà questo saluto, ecco, questa è la cosa brutta. Lo facciamo giungere ai familiari, esatto, questa situazione. Va grazie, bene, grazie, grazie, grazie.